Ciao a tutti ragazzi, nel video di oggi partiamo insieme per Venezia in compagnia della Leica Q3 a fotografare il Carnevale di Venezia e scoprire un po' come si comporta questo prodotto. Ma vediamo di capire perché abbiamo scelto questa macchina per venire al Carnevale di Venezia. Principalmente per via della sua focale 28 mm che ci permette di catturare tutto senza dover pensare a che lente usare, anche grazie ai 60 megapixel. Abbastanza megapixel per croppare e quindi non avere il limite o pensare al 28 mm troppo largo, ma riusciamo a fare un po' tutto senza grossi problemi. Quindi nella giornata di oggi camminiamo un po' per le vie di Venezia usandola e cercando di capire se è effettivamente la migliore macchina per fare street e farvi vedere un po' come si comporta nel fotografare le maschere durante il carnevale. Andiamo! Ok, eccoci nel pieno del carnevale, siamo in piazza San Marco. Sarà un po' difficile perché c'è tanta gente e col 28 mm sono costretto ad avvicinarmi ai soggetti e andarli molto sotto. Però questo mi permette di avere un po' più di immersione nella scena e trasmettere allo spettatore, a voi che guarderete le foto, la sensazione di essere anche voi qua dentro la foto. Questa è la sfida di oggi con questa Leica Q3. Carnevale finito, eccoci tornati in studio. Parliamo e analizziamo un po' come ci siamo trovati con questo prodotto. Lo divideremo per categorie. Il sensore è quello che abbiamo già provato sulla Leica M11, se non avete visto il video potete recuperarlo, lasciamo qua il link. È il sensore da 60 megapixel stacked, permette di scattare rimappando i megapixel a 36 o a 18 megapixel. Non mi dilungherò troppo, sensore è veramente un ottimo sensore. Partiamo dal presupposto che è un full frame, quindi ha una buona tenuta ISO, ed è un F1.7, quindi cattura già tanta luce. Chiaramente gli ISO massimi non è da super test perché è 60 megapixel, quindi come ci si poteva aspettare, una macchina con tanti megapixel non può avere una tenuta ISO assurda. Se scattiamo a 18 rispetto a 36 e rispetto a 60, ovviamente un pochino migliora, ma comunque non può fare come competitor da 20-30 megapixel per motivi fisici del sensore.
Per la gamma dinamica è una tra le macchine con cui mi sono trovato meglio in assoluto. Potenzialmente potete completamente sbagliare i settaggi della macchina e portarvi a casa il risultato. Voglio portarvi questi due esempi che vedete a schermo. Una con un recupero delle ombre veramente assurdo. La foto era scura, gli occhi non si vedevano bene e ho aperto le ombre senza alcun problema. Era recuperata benissimo senza tirar fuori viraggi strani di colore o rumore ISO eccessivo. Veramente un ottimo lavoro sulle ombre. Ma anche quest'altro scatto invece, sulle altissime luci, guardate come nella parte finale, in fondo al tunnel, la luce chiaramente per avendo esposto il tunnel era completamente bruciata, ha recuperato tutto, ha tutte le informazioni. Quindi dal punto di vista della gamma dinamica, sensore promosso a pieni voti. Parlando un po' del corpo macchina, allora già lo conosciamo, siamo giunti alla terza edizione di questa macchina, per essere un full frame con una lente integrata così luminosa, un f1.7, è sufficientemente compatto, è pure impermeabile, quindi è anche tutte le guaine varie per non far entrare liquido, quindi il peso secondo me è giustificato. Non è leggerissima, non è tascabile come ci si può aspettare, però comunque è piccola per la tipologia di fotocamera. Se andiamo a comprare una full frame a ottiche intercambiabili e le montiamo 28 mm, comunque sicuramente è più grossa, quindi ottimo lavoro. Un'aggiunta a questa macchina rispetto alla precedente è lo schermo, che finalmente è rotabile. Come potete vedere è tiltabile così se dobbiamo fare foto dall'alto o così se ci serve fare composizioni particolari con la macchina molto bassa senza doverci sdraiare a terra. È molto comodo, il display ha degli ottimi colori, un'ottima luminosità. Mio punto di vista a livello estetico è un po' peggiorata con lo schermo che esce così, mi piaceva di più quando era a filo macchina, però capisco che è molto più utile e versatile. E un'altra criticità dello schermo è che per aprirlo dall'alto è un po' più comodo, ad alzarlo dal basso ha un po' poco grip. Presenta una lieve scanalatura qua, che con l'unghia si riesce ad alzare, ma appunto mi immagino in inverno con i guanti è un po' difficile. EVF che conosciamo già dalla Leica SL2S, se non la conoscete lo recuperate nel video che abbiamo fatto in Islanda sull'SL2 che vi lasciamo qua in alto. Ottimo mirino, bellissimo, quasi 6 megapixel, quindi altissima risoluzione, 120 Hz, bellissimi colori, bravissimi che sono riusciti in un corpo comunque piccolo e leggero a mettere un mirino di così alta qualità. La batteria è carina perché non ha uno sportello, ma è il fondello stesso della batteria a chiudere la macchina. Ha una capacità mediocre. Non sappiamo se questo modello che usiamo noi, che è quello che usa Leica per fare i test e per darlo in giro per le recensioni, è già molto usata a molti cicli, ma ci siamo accorti che fa circa 200 scatti, 300 se si sta molto attenti. C'è di buono però che ha la porta USB-C che ci permette di ricaricarlo anche col power bank in giro. Infatti in queste giornate di scatti al carnevale dove ho scattato abbastanza, circa a metà giornata, ora pranzo, ero al 20% di batteria, ma lo attaccavo, lo mettevo nello zaino col suo power bank collegato e tempo di mangiare una mezz'ora, 40 minuti, era già al 100%, quindi sì, si scarica un po' velocemente, ma si carica anche molto velocemente. Comunque, poco male, si compra due batterie e si è tranquilli di portare a casa l'intera giornata. È migliorato rispetto alla Q2, ma mi aspettavo leggermente meglio. L'autofocus con il tracking automatico del volto, il riconoscimento dei soggetti, in ambienti con tantissima gente come a Venezia un po' si perdeva. Sicuramente in ambienti con meno persone lavora meglio, ma con tantissima gente faceva fatica a capire quello che realmente era in primo piano e che volevo fotografare e andava un po' in giro. Quindi ho preferito in tutta questa sessione di scatti scattare col punto singolo spostandomi col joystick. Dove però ho trovato un po' una difficoltà nel trovarlo col dito, le freccette una volta messa all'occhio, perché sono un po' vicini ai tasti play e menu, non ha un rilievo particolare, quindi mentre si sta inquadrando è un po' difficile trovarli per spostare il punto. C'è da dire che invece una volta però messo nel punto giusto, passaggio di fuoco, anche se avete un soggetto in primissimo piano e il fuoco era saltato su tutto indietro, col puntino giusto poi è molto molto veloce a tornare al punto giusto. L'autofocus invece in campo video abbiamo fatto delle prove, per le prove che abbiamo avuto modo di fare noi non ci ha convinto più di tanto.
anche facendo il riconoscimento appunto del volto con una sola persona, riconosceva correttamente il volto, lo inquadrava di giallo, inquadrava gli occhi, ma poi nel movimento camera avanti e indietro lo perdeva molto facilmente ed era molto lento a riagganciarlo. Quindi la vedo bene per video ambienti, paesaggi statici, non tracking di persone, non farei affidamento all'autofocus in campo video. Sempre restando in campo video, abbiamo questa macchina, la possibilità di girare in 8K a 30 frame al secondo o in 4K a 60 e ha introdotto anche il log. Log che parte da 400 ISO, noi abbiamo girato in pieno giorno a sia 400 che 800 ISO e abbiamo notato che il file log, anche facendo la color senza fare un denoise pesante, rimane un po' rumoroso sulle ombre. Non facendo il video log, facendo il video diciamo normale, ecco il profilo colore standard, è un po' meglio, ma comunque è più rumoroso di quello che mi aspettavo. Inoltre non ha l'ingresso del microfono, questa macchina ha soltanto l'ingresso USB-C, che però attualmente non può gestire l'ingresso audio. Quindi se proviamo a collegarci ad esempio un ricevitore dei DJI, al momento non funziona. Abbiamo analizzato un po' tutti gli aspetti di questa macchina. Io mi sono comunque molto divertito a usarla, mi ha permesso di immergermi, come dicevo prima, molto nella scena, a raccontare il carnevale in un modo un po' diverso dagli altri o da come finora ho avuto modo di vivere e vedere il carnevale. Dove ero abituato ad avere lenti più lunghe, stare un po' più lontano, invece qua mi sono ritrovato e costretto, per via del 28 mm, a entrare molto nella scena. Quindi l'ho vissuta in un modo diverso e mi è piaciuto questo feeling e questo approccio alla fotografia che con la Q3 ho avuto. Mi ha un po' imposto di avere, ma mi è piaciuto molto. Speriamo che le foto vi siano piaciute. Comunque stiamo continuando ogni tanto a pubblicarle su Instagram. Se non ci seguite, ci trovate sempre come l'Italian Maker anche su Instagram, dove mettiamo i migliori scatti che abbiamo fatto a Venezia, oltre a un po' di scatti che già avete visto all'interno del video. Ultimo punto che aggiungo in coda è la modalità macro, che ci permette di, ruotando questa ghiera con questo movimento qua meraviglioso, ci permette di scendere fino a 0,17 cm di messa a fuoco minima, anziché 0,30. Buono averlo, per l'uso che abbiamo avuto noi non mi è mai capitato di doverlo usare, non l'ho sfruttato, quindi non posso dire quanto lavori bene o quanto sia utile, però sappiate che c'è anche questo. Direi che per questo video può bastare, ringraziamo Leica per averci permesso di provare questa macchina e ringraziamo voi per essere arrivati fino a questo punto del video. Grazie, un saluto da Italian Maker.